Giovanardi, sono uno storico, un critico, preso critico che curatore, anche se poi da questo potremmo iniziare una lunga conversazione su chi è il curatore attualmente e che cosa fa il curatore. Però vengo dal mondo della storia dell'arte, quindi potrei chiamarmi critico anche con un po' di presunzione. E mi occupo da diversi anni di due luoghi, diciamo, del mondo dell'arte contemporanea. Uno è la Lillo Arco Generale, l'altra è il Frank della Street Art, e in questo senso non c'entra assolutamente niente, ma vi assicuro che avranno pochissime lati in comune. Proprio partendo da questo presupposto, mi hanno chiamato per fare una chiacchierata con voi su quelli che possono essere gli ultimi risvolti della Lillo Arco. E io invece partirei proprio da chiedervi, ovviamente senza risposta perché solo siamo 15 giorni, su che cosa effettivamente è questa benedetta Lillo Arco che viene chiamata in questo modo, cioè è un arco con un video? Quale video, considerando che attualmente la maggior parte degli artisti contemporanei utilizzano qualsiasi forma di multimedialità? Quindi già il nome stesso è una categoria assolutamente generalista all'interno della quale possiamo inserire cosa. In questi ultimi anni, particolarmente, tutti gli artisti più o meno si danno da fare su vari contesti mediali, quindi è un artista colui che in un modo o nell'altro si diverte a utilizzare ogni mezzo a disposizione, quindi ben venga il video, comunque la ripresa, o videografica o cinematografica, o alternativamente ci può stare anche la fotografia, ci può stare l'installazione, ci può stare la performance, cioè questo per intenderci che il mix mediale, questo è un termine anglosassone che può funzionare anche da noi, cioè per intenderci l'artista che utilizza vari media, non è altro che colui che a monte, a priori, ha un'idea ben fissa, quindi un progetto assolutamente teorico da posizionare in un determinato modo e da sviluppare sotto diversi aspetti. Da qui l'idea appunto che il mezzo unico è assolutamente congelante e limitante, se mi permettete, proprio perché attualmente la realtà artistica internazionale, quindi italiani e non, hanno invece sporcarsi le mani con tutto ciò che c'è a disposizione. Però nel video c'è una caratteristica che in molte altre discipline legate all'arte in generale non vi è, cioè quella di poter dare in conseguenzialità un frammento di tempo e di spazio. Quindi a questo punto io dovrei fare la storia dell'arte, raccontare per esempio Torino, e che ad un certo punto le avanguardie storiche, in primis il futurismo e poi il dadaismo, decidono ad un certo punto di utilizzare quelle che sono allora le nuove tecnologie per in qualche modo ribaltare i codici interni. Vi dico questo, e non vi spaventate, non vi farò un corso di storia dell'arte in 10 minuti, per dirvi che in realtà in tutto il corso del Novecento la scena